nuovo video, mi è venuto in mente stamattina di fare questo video. Infatti, come vedete, sono anche in versione invernale perché sono appena tornata e sono uscita e quindi ho detto: ma quasi quasi lo faccio subito appena torno, prima che perdo l'ispirazione. Visto che comunque ho notato che vi è piaciuto molto diciamo, il video, quello che ho fatto sui must di autunno-inverno, magari ve lo lascio qui. Ho pensato di fare una cosa simile con i trucchi di Natale, ovvero tutte le cosine che ho tra ombretti, matite e rossetti, sì, ombretti, matite e rossetti, e diciamo che si addicono di più a questo periodo natalizio. Inizierei subito perché sono un bel po' di cosine. Inizio subito dagli occhi, ho tralasciato tutta la parte viso perché comunque cioè, non è che c'è un fondotinta, un blush, una terra natalizia secondo me. E quindi insomma quello è molto a gusto personale e quindi inizierei subito dagli ombretti o comunque dalla parte degli occhi. Sì, iniziamo dagli ombretti e voglio iniziare da dei pigmenti di Neve Cosmetics che tra l'altro sono ancora anche in offerta perché c'è tipo un'offerta che è iniziata all'inizio dicembre appunto sul sito di Neve e dove sono tutti quanti scontati di circa il 15% se non ricordo male. Quindi insomma, se vedete qualcosa che vi piace, siete anche ancora in tempo per comprarli scontati. E sono tutti ombretti super sbrilluccichini, quindi super natalizi, c'è poco da fare. E iniziamo subito da, diciamo, il mio preferito in assoluto, che è Liquid Mirror. Ed è un pigmento, secondo me, uno dei più belli in assoluto che ho. E chi mi segue da un po', insomma, l'ha già visto anche in altri video. Ed è questo bellissimo oro. Super, super sbrilluccichino. Ed è quello che, tra l'altro, avevo sugli occhi nei video, precedenti, quelli là dei prodotti finiti. E del video delle Yankee Candle, magari ve lo lascio comunque giù nell'info box o qui da qualche parte. E sull'occhio fa una figura pazzesca perché illumina tantissimo e davvero basta. Questo è un filo di eyeliner, il trucco è fantastico, cioè vi giuro è davvero bellissimo. Poi altro ombretto, sempre diciamo sui toni un po' dell'oro rame, è Versailles. Che anche questo è davvero particolare. Poi, come dico sempre, secondo me la particolarità di questi ombretti neve è che è difficile trovare dei dupi in giro perché sono davvero pazzeschi. Questo qui è Versailles, come vedete è un color rame, sì, aranciato, ma all'interno ha dei glitter oro. E come vedete anche questo è molto pigmentato e molto molto bello. Soprattutto sugli occhi verdi e azzurri, secondo me questo colore è il top. Altro ombretto che però vi dico, rende di più con una base questo, con una matita come base, è Collier, che diciamo che è un argento, un grigio argento, molto particolare questo colore. All'interno, secondo me, anche dell'azzurro, non ve lo so definire. Ed è questo colore qui in alto. È davvero molto particolare. Come vedete, è molto chiaro. Una volta che si sfuma sull'occhio, questo, fra tutti i pigmenti che ho di neve, è quello che perde un po' di più perché tende a lasciare tanti brillantini ma poco colore. Per questo, io lo consiglio su una base, su una matita nera, su una matita grigia. Che insomma fa un po' risaltare il pigmento, cioè proprio il colore di base che c'ha. Però anche questo, come vedete, fa una luce pazzesca ed è davvero molto molto bello. E infine, uno dei miei preferiti, tra l'altro, è Pixie Tears. E che è un verde super natalizio, secondo me. Più natalizio di lui non c'è nessuno ed è super pigmentato. È questo verde con dei riflessi argento all'interno, argento oro, non so nemmeno, cioè è davvero bellissimo. Questo sull'occhio rende una favola. È bello, bello, bello.
Per quanto riguarda altri ombretti, senz'altro anche quelli che vi ho fatto già vedere nel video dei must have dell'autunno, vanno più che bene comunque, perché io magari sono fissata con i brillantini, magari a qualcuno non gliene frega niente e preferisce fare un trucco nude, quindi assolutamente anche quelli sono degli ombretti validissimi. E invece volevo mostrarvi altri ombretti carini che secondo me ci stanno super bene. Uno è un ombretto della Pupa, che si chiama, è della collezione China Doll ed è il numero 03. Con le feste, secondo me, gli smokey eyes sono il top e questo grigio è davvero bellissimo per creare uno smokey, perché non è un grigio troppo forte, come vedete, e quindi diciamo è molto modulabile. Vedete, questo grigio qui. Ed è davvero molto bello perché ha pieno di glitter e argento all'interno, ma ha questa base grigia comunque che anche se la si va a sfumare non perde per nulla. Quindi è davvero molto molto carino e lo trovo super adatto per le feste. Facendo un casino sul letto. Altro ombretto sempre secondo me perfetto per degli smoky. Ho la mano strapiena di brillantini. È questo quad di Elf che vi feci già vedere anche nella Makeup Collection, che si chiama Drama. È carinissimo perché, insomma, come vedete, ha tutto quanto il necessario per creare uno smokey. Mentre per chi, insomma, vuole anche giocare un po' di più con i colori, io mi trovo strabene con questo duo di Kiko, che è il numero 107. Io questo ce l'ho praticamente da una vita, non so se ancora ci sono da Kiko, ma penso proprio di sì. E è carinissimo, aspettate perché ho i residui di grigio sulla mano, perché ha due colori che secondo me a Natale ci stanno super bene. In assoluto questo verde che io adoro, che come vedete insomma ha una pigmentazione pazzesca ed è un verde davvero bellissimo. E poi ha questo viola lilla, insomma non è proprio un viola pieno, che è molto molto luminoso e molto carino. E anche questi due colori accostati insieme, che io insomma appena l'ho visto insieme questi due ho detto bah, io non li abbinerei mai insieme, perché a primo impatto non mi ispira come abbinamento. Invece devo dire che l'ho provato ed è davvero molto molto carino e particolare. Sempre riguardo gli occhi, e volevo far vedere anche un matitone, anzi non è vero, due matitoni, eccoli. Uno è della Pupa ed è il Long Lasting Eye Stilo ed è lo 004, è questo qui, ed è un matitone sempre di questi qua con la punta retraibile e di un bellissimo verde. Ormai avete capito che io in questo periodo il verde lo adoro e come vedete è davvero fantastico. È molto molto luminoso ma non ha glitter all'interno, è satinato, metallizzato. È davvero molto molto bello. E questo lo uso, tra l'altro è morbidissimo, quindi può essere usato su tutta quanta la palpebra, all'interno dell'occhio e come rigate liner, magari aiutandosi con un pennellino perché ha la punta un po' troppo grande, ma è davvero ottimo. E poi non potevo non citarvi il Long Lasting di Kiko, che insomma tutti quanti adoriamo, ed è lo 07. E anche questo, diciamo, usato da solo fa la sua porca figura, perché è un oro davvero bellissimo. E io spesso lo uso, se voglio ancora intensificare di più, ma viene una cosa spettacolare, come base per Liquid Mirror, perché questo qui è, diciamo, il matitone da solo, che cioè, vedete, questo oro chiaro molto molto luminoso, cioè sbrilluccica tutto. E se ci vado, guarda, ora ve lo faccio vedere, dov'è? Ci vado a tamponare sopra Liquid Mirror. Viene fuori una cosa pazzesca. Viene fuori praticamente un fascio di luce bellissimo che sugli occhi è davvero fenomenale. Con una riga di eyeliner è davvero bellissimo. Poi magari se vi interessa qualche trucco, io ovviamente ora farò dei trucchi per Natale
e diciamo un po' a mio gusto, però se vi interessa qualche trucco particolare fatto magari con qualcosa di questi ombretti che vi sto facendo vedere, fatemelo sapere perché insomma mi fa piacere magari potervi dare qualche spunto. E anche se è un trucco abbastanza cioè, stupido, semplicissimo da fare, questo qui con l'oro e l'eyeliner nero, e magari lo farò perché secondo me rende davvero tantissimo ed è bellissimo. Immancabile secondo me durante le feste è un eyeliner glitterato. Io ho questo qui di Kiko che si chiama Glitter Eyeliner, semplicissimo. Ed è un eyeliner a questa puntina così trasparente che però lascia tutte pagliuzzette colorate. Io non so se voi lo vedete, non si vede nulla, ma è carinissimo. Ad esempio, messo sopra una matita nera o sopra un eyeliner nero, insomma, e lascia tutti questi sbrilluccichini in giro e rimane davvero molto molto carino. Quindi questo anche, insomma, secondo me, durante le feste ci sta tutto. Passando alle matite occhi, e secondo me, diciamo, quelle più natalizie sono intanto immancabile una matita nera per gli smoky, per l'interno dell'occhio, quindi immancabile. E fino a poco tempo fa vi avevo continuato a citare la Long Lasting di Essence, ma oggi vi stupisco perché mi sono innamorata di questa matita nera della Le Rocher, che l'ho presa che avevo uno sconto, mi sembra, ed è la Stilo Regard Waterproof. Non so se c'è un numero, 01 Noir. È davvero favolosa perché tra l'altro io d'inverno ho tanta lacrimazione degli occhi e quindi le matite nell'interno dell'occhio non mi durano un granché. Questa è quella che mi dura di più in assoluto. È un nero opaco semplicissimo. Se vedete glitter intorno sono le rimanenze di tutti gli ombretti di prima. E questa ve la straconsiglio perché tra l'altro è davvero waterproof, mi dura tantissimo, non brucia assolutamente agli occhi ed è fantastica. Poi insomma, chi mi segue da un po' sa che io adoro le matite queste qui con lamina retraibile, quindi per me è davvero la perfezione questa matita. Spero che la fotocamera mi assista perché ha solo una tacchetta. Secondo me sono il top per stavo dicendo per l'estate, andiamo bene. Sono in top per il Natale, sono dei pastello di Neve Cosmetics e sempre stando nel tema del verde, e secondo me è fantastica Bosco, è inutile che ve l'avvicino perché è scritto talmente piccolo, che ha questo verde totalmente opaco ed è davvero molto molto bella, sia perché è morbida e tra l'altro a me questa è una di quelle delle matite di neve che mi dura di più in assoluto, dura davvero tantissimo. E anzi, vi dirò, faccio anche fatica a struccarla, specialmente nell'interno dell'occhio. E quindi mi piace davvero moltissimo. E immancabile sono i colori oro argento, secondo me. Quindi vi cito e Cedrata, che è questo oro bellissimo. Che specialmente per i punti luce queste due matite secondo me sono il top. E Corona, che invece appunto è questo argento. Ed eccola qui. Come vedete sono davvero super luminose queste due matite e sono davvero bellissime. Simile a Corona, tra l'altro, c'è anche una Long Lasting di Essence, che è la numero pa, pa, pa. 05 C'est la vie. Ve la faccio vedere accanto a Corona. Sono praticamente identiche. Come vedete, questa qui è la Essence e quella accanto è quella di neve. Forse questa di Essence ha un pelino più di grigio all'interno, ma è davvero una cosa impercettibile, cioè sono davvero identiche. E poi mi piace tantissimo, sempre di Neve Cosmetics, il pastello Gioia, perché cioè, non è che, cioè, non è che sia un pastello natalizio, però questo rosa pieno di glitter all'interno, luminoso, trovo che sia davvero una matita super utilizzabile in tutti i periodi e quindi anche adesso sotto Natale secondo me dà quel tocco di colore in più. Sempre di Neve Cosmetics,
Vi giuro che Neve Cosmetics a me non dà nemmeno un euro, perché sembra che la cito sempre, sembra che ho collaborazioni con loro, ma assolutamente no. E vi volevo far vedere degli ombretti, che sono quelli dell'ultima collezione uscita. E secondo me, cioè, non, super natalizio, è assolutamente Amber, che è questo rosso che è davvero fantastico. È un rosso totalmente opaco, ve lo feci vedere anche in un altro video. E diciamo un po' difficile magari da gestire sugli occhi, ma assolutamente portabilissimo. Bisogna solamente stare attenti perché ci si mette 3 secondi a fare l'effetto occhio malato o occhio da congiuntivite. Ma se lo si dosa bene è un ombretto davvero molto particolare e carino. E anche che ora mi sfugge il nome, ve lo lascio scritto comunque. E quest'altro, sempre della nuova collezione, che è questo oro aranciato molto molto particolare, che insomma nelle feste natalizie ci può stare più che bene. E ora ho davvero finito la parte degli occhi e ora passiamo alle labbra. Ah, sotto Natale diciamo che è d'obbligo il rossetto rosso. Io ne ho selezionati, diciamo, alcuni che sono in assoluto fra i miei preferiti. Ok, inizio subito da un rossetto della Elf. Sono questi rossettini qui che penso conosciate tutti, che è il Sociable. È un colore molto particolare, è questo colore qui. E diciamo che non è proprio un classico rosso, ve lo faccio vedere. È un po' difficile da stendere, un po'. Comunque anche il finish è matte ed è un rosso, dalla fotocamera risulta assolutamente fucsia, ma non è così, è un rosso con una punta di fucsia all'interno e secondo me questo è davvero molto molto carino per le feste e mi dispiace che dalla fotocamera è proprio fucsia, no. Ed è molto, dicevo, molto carino per le feste e tra l'altro dura anche tantissimo. Insomma, poi i rossetti Elf hanno un costo davvero molto basso, quindi la qualità è assolutamente eccellente per quanto vengono, secondo me. Un altro rosso, che questo diciamo proprio un rosso rossissimo, che però non uso molto perché la resa non è proprio delle migliori, è questa tinta della Essence, la Stay Matte. Io non so se anche si trovi ancora in giro. Ed è la 04 Silky Red. Ah, ve lo faccio vedere. È un rosso secondo me davvero molto molto bello. Perché è un rosso classico. Appena messo è lucidino, poi piano piano si asciuga e diventa completamente opaco. L'unica pecca di questa tinta secondo me, anche sulle labbra ha davvero una bella cioè un bell'effetto. Ma sborda, sborda tanto, cioè è roba che lo ritrovate un altro po' anche sul naso ed è un peccato perché comunque come vedete il colore è un bel rosso pieno e quando poi si opacizza diventa davvero molto molto bello e sulle labbra anche appunto è bello ma gira un po' per il viso insomma, quindi o si fa un contorno davvero ben definito con una matita trasparente, ci ho provato ma non è che funziona tantissimo con questo. O comunque non lo so. Altro rosso davvero molto bello, io ho una mini, è questo rossetto di Diego Dalla Palma che è il numero 103, il nome non c'è scritto e io l'ho depottato in una giarretta, però adesso ve lo faccio vedere da qui se riesco. Ne ho preso davvero poco perché col dito non riesco. È comunque questo rosso qui. È un rosso, diciamo, è questo qui, meno pieno come vedete della tinta labbra di Essence, ma è davvero un rosso perfetto per le feste. Anche questi rossetti di Diego Dalla Palma hanno una durata pazzesca, anche perché costicchiano anche, insomma, e ve li straconsiglio. Altra mini di rossetto che ho che è perfetto per queste feste è il rossetto di Estée Lauder e questo è il 340, sì, Envious. Questo non è un classico rosso, come vedete, perché ha anche una punta di bordeaux all'interno.
Non si nota nemmeno tanto dallo swatch così in video, ma vi assicuro che poi sulle labbra non risulta un rosso rosso, ma un rosso con una punta di bordeaux ed è davvero molto molto bello. Anche questo ha una durata pazzesca, anche perché anche lui costa un boato. E ultimo, vado un po' di corsa perché ho pure che si spegne la videocamera. Ultimo rosso che voglio mostrarvi è un lip marker, che io adoro questi lip marker della Kiko, perché a me durano tantissimo. Ho letto che invece a gente fanno schifo, quindi boh, non lo so, è una cosa davvero molto personale secondo me. E questo è lo 05. Sono fatti, per chi non li conoscesse, proprio a pennarello. Quindi permettono di tracciare un bel contorno delle labbra e poi di riempirle. Tendono un pochino a seccare le labbra, però se sopra ci mettete un gloss o magari sotto un burro cacao, a me non danno assolutamente problemi. Tra l'altro questo sta finendo ed è questo rosso che ho messo qua sotto. Come vedete anche questo è un bel rosso pieno e sulle labbra anche questo fa davvero una bellissima figura e a me dura tantissimo, anche se ci mangio e dura davvero molto. Ci tenevo poi a farvi vedere due rossetti non rossi che io insomma abbino quando faccio dei trucchi occhi diciamo più importanti, che insomma se faccio uno smoky non vado a mettere anche un rossetto rosso, se no diventerebbe eccessivo. E uno è questo Matte Lip Color della ELF, che è davvero molto carino anche se su di me il colore sbatte un po', e è un matitone come vedete. Non ho più spazio ed è questo colore qui, è diciamo un nude a base marroncina che sulle labbra, diciamo sulle mie labbra no, però sulle labbra risulta essere molto molto carino. Sulle mie smuore un po', mi smuore un po' in viso e non mi fa impazzire come mi sta. Peccato perché tra l'altro anche questo appena messo il lucidino, dopo pochissimo si opacizza e dura davvero tantissimo. Però insomma ve lo consiglio se cercate un colore per le labbra nude ma che tende un po' al marroncino ed abbinare a dei trucchi diciamo molto forti sugli occhi. E poi ve lo feci vedere anche nell'ultimo video insomma, la Lip Vernish della COS, che come vi ho detto sembra rosa, che è questa qui qua sotto, sembra rosa, ma in realtà non lo è, anzi ora ve la me la metto. Messa così al volissimo, come vedete non è rosa, ma è praticamente un nude rosato, sì, e che è molto molto simile al colore delle mie labbra. E questa tinta, tra l'altro, dura davvero tutto il giorno anche se si mangia, e la trovo appunto perfetta se si ha un trucco occhi più strong. E niente ragazze, ho finito il video, dura un sacco, pensavo di farlo venire un pochino più breve. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato insomma qualche idea. Se avete qualche richiesta per un make-up particolare, insomma per Natale o le feste, volete che utilizzo qualche colore in particolare, fatemelo sapere giù nei commenti. E fatemi sapere qual è il vostro prodotto preferito di questi che vi ho mostrato e vi mando un bacione. Ciao!